Amici della C, una situazione davvero particolare quella che attende la Calabria nelle prossime ore. Una nube temporalesca a forma di V, una V shaped, si è formata a ridosso della Sicilia orientale e ha delle caratteristiche abbastanza insolite perché è molto sviluppata in verticale. Queste nubi hanno energia e temporalesca assai elevata, quindi nelle prossime ore, dato che la traiettoria del ciclone è previsto risalire lungo lo Ionio, questa nube temporalesca potrebbe portare forti precipitazioni su tutta la fascia ionica calabrese. Attualmente c'è una forte ondata di maltempo su Catania e su Augusta, con precipitazioni che hanno superato i 100 mm di pioggia da questa mattina. La situazione nel Regino registra già 80 mm di pioggia. Quindi l'arrivo di questa nube temporalesca a forma di V, una V shaped, è una situazione sicuramente assai delicata. Bisogna monitorare le condizioni meteo attraverso il radar meteorologico, attraverso Google Earth e attraverso un'osservazione diretta appunto dei fenomeni, non più con i computer. Ad esempio, sul mio sito meteocal.it è possibile osservare in home page l'evoluzione del maltempo in diretta.